durante il Seicento, quindi al trionfo del barocco, molti artisti contrappongono delle scelte eccentriche seguendo il loro genio individuale. Essi, più che la grande decorazione o la pittura, coltivano vari settori di genere, come il paesaggio, il capriccio, la natura morta, adottando un linguaggio molto personale. Lo stesso naturalismo era nato come fenomeno di dissidenza. La fronda fu ispirata a Roma da Adam Elsheimer, un grande paesaggista. Poi abbiamo le incisioni di Cagliot, che sono capricci. Insieme ad altri artisti stranieri di formazione manierista, fanno familiarizzare il pubblico italiano con la nuova tematica. Al barocco trionfante, al naturalismo, si contrappongono scelte autonome, quindi eccentriche, fatte seguendo una volontà generale di reagire ai modelli, grande anticonformismo e libertà inventiva. Salvator Rosa è uno di questi pittori, inquieto, dissidente, un poeta oltre che un pittore. Polemizza contro opinioni e pregiudizi del tempo. I suoi temi pittorici sono ispirati alla Bibbia e alla mitologia, mettono in risalto l'opposizione fra natura e civiltà, vita e morte. Ci sono soggetti macabri in questo periodo, anche una produzione paesistica consistente, concentrata su aspetti selvaggi della natura, orrido e pittoresco. Questi pittori provocano dissenso e scalpore. Un altro paesaggista è Gaspard Dugué, cognato di Poussin. A Venezia abbiamo Pier Francesco Mola, che ha un diverso impatto. Ambienta scene bibliche e mitologiche in paesaggi veneti con colori particolari. A Firenze, l'esempio di Caillot e la sua mescolanza di stile stimola la produzione di un realismo d'impronta giocosa ed evasiva, come in Giovanni da San Giovanni e in Francesco Furini, che dipinge eroi mitologici, qui c'è Ila e le ninfe del 630. I fiorentini sono legati alla raffinatezza esecutiva. Cecco Bravo ha una pittura sfaldata e in dissolvenza, questa degli anni 50. Poi abbiamo Sebastiano Mazzoli, che importa a Venezia la stesura morbida e fermentante che si arricchisce di cromie. Ha un gusto per la bizzarria, tanto che si definisce doppio matto. C'è una ricerca dell'originalità in assenza di personaggi in grado di fare una nuova scuola. La fronda pittorica è condotta con macchie e tocchi di colore. Lo definivano uno sprezzo di pennello bizzarro. Si sviluppa la pittura di genere. Abbiamo anche Francesco Maffei, la traslazione del Duomo di Brescia. Abbiamo sia cronaca che spettacolo che suggestione fantastica. Lo sviluppo della pittura di genere vede anche Grechetto, Giovanni di Benedetto, che ha un grande virtuosismo tecnico. Preferisce personaggi pastorali e animali domestici. Le sue scene sono drammaticamente concitate. Citiamo anche Valerio Castello,
che ha una vena decorativa e una grande resa del dinamismo. Tramite l'abbozzo della forma non definita che punta per definirsi sul colore. Fu autore anche di molte Madonne e Sacre Famiglie. Sono scene molto concitate come il Ratto delle Sabine. Alessandro Magnasco è un genovese. Dipinge con molte figurette rese con tocchi di pennello che materializzano le silhouette, senza altra ricerca formale né uso della linea. L'inquietudine reale è acquisita dalla drammaticità di eventi collettivi come guerre e pestilenze, e dalla tendenza barocca a enfatizzare sentimenti estremi come può essere anche l'orrore o l'estasi. Nella scuola di Leida il tema della vanitas e della fragilità umana viene trattato anche da diversi filosofi. Il filosofo che medita sulla morte è un tema ricorrente. È già presente questo tema nelle nature morte o in opere di genere con richiami appunto alla brevità della vita. Qui abbiamo Philippe de Champaigne nella Natura morta e Vermeer con La donna con la bilancia. Un altro Salvator Rosa. L'Olanda. Le Fiandre cattoliche si separano dopo 300 anni di lotta da quelle protestanti. Abbiamo l'indipendenza dalla Spagna nel 1609. Le Fiandre svilupparono il barocco europeo con Rubens, Van Dyck e Jordaens. In Olanda si sviluppano le tendenze realistiche che già dal 400 erano in voga ed erano distintive del territorio. Realismo e generi quindi nella pittura olandese. La specializzazione in generi a sfondo mercantile fa sì che l'arte si diffonda. I pittori olandesi di Roma si erano riuniti in una consorteria, Schilderbent, una compagnia di pittori dove le abitudini erano stravaganti e anticonformiste, con cerimonie in onore di Bacco e battesimo burlesco per i nuovi entrati, poi proibito dalla Chiesa nel 1720 con decreto papale. Il disprezzo dell'ambiente classicista italiano per le bambocciate o altri soggetti plebei si fece sentire e fece condannare vari artisti come avvilenti. La borghesia olandese era molto avvezza al collezionismo laico, anche quando viene meno la committenza principesca. Gli influssi di alcuni pittori che riportano paesaggi italianizzanti si sentono, come per esempio Bremberg, Poelenburg o Bott. La pittura in Olanda cessa quindi di essere per un'elite, si diffonde in un mercato attivissimo che però talvolta per i pittori implica anche una seconda attività certa. Pittura di genere, paesaggio, vedute urbane, interni di chiese, marine, animali, selvaggina. Questi sono i nuovi temi del realismo. Aveva cozzato contro il manierismo, ma torna ad avere la sua identità. Franz Hals è un ritrattista del municipio di Haarlem, brioso, un grande bevitore, ha pennellate brusche e veloci che si fondono solo da lontano, ma da vicino rivelano la loro struttura. Fissa l'istantanea, spontanea mossa del soggetto. Più avanti con gli anni la stesura pittorica si placa e anche i colori ecco
Ecco, qui Hals nel Reggenti degli Ospizio dei Vecchi del 64. Si riducono a bianchi e neri i colori per concentrarsi sulle espressioni e gli umori dei personaggi. Rembrandt ha una formazione con in blu sia Caravaggeschi che ovviamente Fiamminghi, ebbe un grande successo. Qui c'è la lezione di anatomia del dottor Tulp del 1632. Il dottore mostra i nervi di un braccio, scena quasi drammatica tra azione e reazione dei personaggi. Nella ronda di notte, Rembrandt ritrae, fa un ritratto collettivo per una determinata categoria militare oppure anche per corporazioni si usava farlo, o scuole o ospedali. Qui ci sono 30 personaggi della Guardia Civica di Amsterdam con una grande vitalità e una trama luminosa, maestrale. Poi dipinge anche l'uomo dall'elmo d'oro. Come ritrattista, Rembrandt evoca uno stato d'animo indefinito dei personaggi, un po' sofferente qui, in contrasto con questo elmo molto curato. La pittura è materica, ricca di impasti di colore e luce. Nella stampa dei 100 fiorini, questi 100 fiorini sono il prezzo che lui dovette pagare per riavere una copia del suo quadro. È un'acquaforte centrata sul tema della misericordia. La luce tratta gli ambienti differenziandoli e rendendoli asimmetrici, come se fosse una scenografia teatrale, evidenziando la figura di Cristo, che è estraneo Rembrandt alla religiosità. Nei paesaggi si abbandona l'aspetto fantastico caro al manierismo, ci si ispira agli scenari locali, come qui con Van Goyen. Nella Benedizione di Giacobbe c'è Rembrandt e qui è uno dei suoi pochi personaggi religiosi e evidenzia il rapporto fra umani e divini, rendendo un fatto molto intimo, quello della benedizione di Giacobbe che benedisce il figlio Giuseppe. Giacobbe è cieco e tasta la testa di un nipotino, c'è una dimensione quindi molto intima, il tema della vecchiaia e dello spessore umano. È una visione dall'interno del tema biblico, un'interpretazione. Oltre agli olandesi ci furono anche paesaggisti fiamminghi. Van Laer era il bamboccio. Ruys Dael è il maggior paesaggista del secolo. Qui abbiamo il mulino di Wyck. Ci sono cieli con nuvole gonfie, drammatizzazione del paesaggio. La natura è considerata qui un essere vivente. Jan van Goyen fu un altro maestro degli effetti atmosferici olandesi. Vermeer è un fenomeno eccezionale di naturalismo europeo. Gli aspetti quotidiani sono fissati in una dimensione contemplativa e sottratti dal tempo. È una pittura lenticolare, minuziosa, ricomposta frammento per frammento. Gli interni ritratti sono spesso uguali, forse era casa sua. Le stanze sono popolate di discrete presenze umane. Si formò a contatto con Caravaggeschi come Terbruggen. Oltre agli interni, dipinse soggetti diversi come la stradetta ad Amsterdam, una veduta di Delft,
Un altro pittore di interni fu Pieter de Hoch, con atmosfere raccolte delle dimore olandesi. Le nature morte si chiamavano Stilleben, che significa vita tranquilla. Abbiamo un grande artista che è William Kalf, che gremisce oggetti preziosi. La scuola di Leida invece preferisce rappresentare gli oggetti simbolo della caducità, teschi, candele. Gli influssi dei pittori olandesi, oltre a quelli già visti, arrivano in ambito romano e napoletano, dove il naturalismo caravaggesco aveva già comunque preso piede. Con Giambattista Ruoppolo abbiamo un esempio di questa situazione. Nel 75 arriva a Roma Abraham Bruegel, ultimo discendente dei grandi pittori di Anversa. E anche lui ha una grande influenza. Il Ciambellano è l'opera di un ignoto pittore che descrive l'amore del periodo per i soggetti umili e popolareschi. C'è anche un richiamo alla Roma suburbana, come però intento anticlassico. Qui abbiamo addirittura l'uso delle antichità, contrario a quello che si era avuto fino a poco tempo prima. Roberto Longhi definisce fatti artistici maturati tra 5 e 600 come la pittura di realtà. In Italia settentrionale abbiamo Bresciamo, Bergamo e Cremona, che sono tre città in cui si accese il filone del naturalismo, già sviluppatosi nel 500. Carlo Ceresa è un esponente di questo filone. Bergamasco ha un senso della realtà anche nelle opere sacre, eseguite per chiese della nativa Val Brembana. Poi abbiamo Evaristo Baschenis, che è un prete pittore bergamasco specializzato in nature morte con strumenti musicali. C'è una grande complessità sinfonica degli insiemi e sontuosità cromatica. A Genova abbiamo Luigi Miradori, il genovesino, che fu attivo a Cremona, per esempio nel Palazzo Comunale, con la moltiplicazione dei pani e dei pesci. È una grande tela del 1647. È uno squarcio pittorico questo che parla del dilagare del pauperismo. A Bologna è attivo Crespi Giuseppe, lo spagnolo. C'è una reazione qui alla metodologia pittorica classica con ricchissimi impasti di colori. Le reazioni infatti non sono riguardo solo alle tematiche o ai modi in cui i soggetti vengono rappresentati, ma al modo stesso di dipingere. Lo spagnolo usa impianti teatrali in voga, invenzioni estrosa, reagisce al classicismo con pitture molto materica, a impasto molto corposo. Abbiamo la tentazione di Sant'Antonio Abate. Qui c'è un nuovo interesse per la vita popolare con la fiera di Poggio Caiano per Ferdinando de' Medici. Per il cardinale Ottoboni dipinge i sette sacramenti. Qui abbiamo il matrimonio e qui abbiamo il battesimo. Abbiamo un'impostazione di messa lontana da Poussin con poche figure estratte dal quotidiano. Il momento scelto è comune. Il colore è quasi monocromo ed evidenzia le ombre.
C'è un grande interesse di genere per un intento religioso, che però avvalora la predicazione e le missioni popolari allora in voga. Fra Galgario fu frate minimo. Anche lui ha un rapido tocco che lo differenzia, molto visibile. I suoi ritratti sono modellati a volte con le mani e con le dita. Propone modelli di un'aristocrazia psicologicamente sicura. Giacomo Ceruti, il pittocchetto, dal nome Pitocchi dei mendicanti che ritraeva, ha un'ottica preilluminista, infatti vuole dare visione delle sofferenze degli strati sociali minori di Brescia. I ritratti sono spogliati di artifici stilistici e sono concentrati sui modelli umani. C'è una grande partecipazione morale rispetto al ritrarre poveri e mendicanti. Qui vediamo due poveri in un bosco. Alla corte borbonica di Carlo di Borbone, che è uno dei grandi centri del barocco, qui scambi culturali e mobilità favoriscono la comunicazione. C'è un ampio repertorio disponibile in architettura. Sia nelle grandi capitali che nelle residenze che nelle sedi di corte. A Napoli è presente Giovanni Lanfranco, di ritorno da Roma, che cura la cupola della Cappella San Gennaro al Duomo. Si cerca una struttura solenne ma dinamica. Ricerca un tono altamente drammatico e ha un'influenza su questo artista che è Mattia Preti. Luca Giordano anticipa delle soluzioni settecentesche. Qui c'è una sintesi tra pittura barocca romana e colorismo veneto. Le Scalera dell'Escorial ha la gloria di San Lorenzo. Le forme sono smaterializzate. Questa è la Cappella del Tesoro della Certosa di San Martino, il trionfo di Giuditta. Con correzioni ottiche si interviene sullo scarso spazio architettonico. C'è un principio di continuità sul piano narrativo, con più storie nella stessa scena, e sul piano spaziale, con una moltiplicazione dei punti di vista e di fonti luminose. Il suo erede è Francesco Solimena. Fonda una scuola molto importante da cui esce anche Francesco De Mura. Qui c'è Solimena a San Paolo Maggiore nella caduta di Simon Mago del 1690. Recupera il filone classicista di Lanfranco e Cortona con delle partiture architettoniche che ricordano la Galleria Farnese. Come architetto fornisce progetti per sculture, tombe e altari. L'architettura napoletana incline al decorativismo e all'uso di materiali diversi per provocare la policromia, tra cui il piperno, una pietra vulcanica grigia. De Mura laverò al Palazzo Reale di Torino. La scuola napoletana si spostò fino a Madrid. La Certosa di San Martino aveva già opere di Lanfranco, Caracciolo, Stanzone e Giordano. Riceve ulteriore bellezza dagli interventi di Giovanni Antonio D'Osio e Cosimo Fanzago, che riveste in marmi policromi l'interno e fa delle statue nel chiostro. Domenico Antonio Vaccaro collabora alla Certosa, poi decora il monastero di Santa Chiara con motivi a maioliche colorate come sono gli azulejos spagnoli.
Un architetto di edilizia privata è Fernando Sanfelice, specializzato nel settore delle scalinate. Dopo Sanfelice e Vaccaro ci si adegua al linguaggio tardo-barocco classicista. Ferdinando Fuga fece granai e anche alberghi dei poveri, dove vince l'adeguamento tardo-barocco. Van Vitelli rappresenta la corte borbonica, è un ingegnere militare di caserme e dell'acquedotto Carolino. Fece della chiesa della Santissima Annunziata un monumento napoletano. Inoltre curò la reggia di Caserta. Questo progetto gli fu affidato nel 1751. La reggia ha villa, parco e fiume. Secondo l'idea assolutistica settecentesca, doveva ridurre varie funzioni proprio di una stessa capitale. C'è un grandissimo gusto scenografico tardo-barocco, con un giardino, sede di una strada a fiume collegata all'acquedotto, dove un'azione teatrale di scultura inscenava mitologia classica. Filippo IV, re di Spagna. In Italia e del Sud, in Spagna, il barocco entra definitivamente con Filippo IV, con istanze di propaganda della corte e della chiesa. Abbiamo qui la famiglia Churriguera, scultori e architetti di Madrid, come vediamo nella chiesa di Santa Sebastian a Salamanca, dove vediamo il retablo Major. Questo è lo stile plateresco da Plateros Orafi. La decorazione è ricca, minuziosa ed esuberante. C'è una grande tendenza illusionistica del barocco spagnolo. Un altro architetto è Pedro de Ribeira, fa il portale dell'Ospizio di San Fernando a Madrid e il trasparente della chiesa di Toledo, una vera e propria invenzione. È di Narciso Tomé. È un'invenzione per un retroaltare scenografico protetto da una teca di cristallo. In Puglia l'influenza iberica si fa sentire. Abbiamo una grande specializzazione negli stucchi, come vediamo nella chiesa di Santa Croce o nell'oratorio di Santa Zita a Palermo con Giacomo Serpotta. In questa chiesa si crea un balcone eretto da cariatidi e numerose decorazioni in pietra locale. La Sicilia purtroppo ha un terremoto nel 1693, ma questo dà l'occasione di ricostruirla secondo un programma barocco. Noto è una città che fu ricostruita ex novo da Rosario Gagliardi. Altro architetto è Giulio Lasso, col Palazzo dei Quattro Canti a Palermo, fatto come le Quattro Fontane di Roma, San Carlino. Qui c'è Villa Spina, in Pian dei Colli, che forse è quella dove fu girato il Gattopardo. Qui c'è un'influenza austriaca dovuta alle guerre di successione in Europa. A Milano, Federico Borromeo succede il cugino Carlo Borromeo, come avevamo già visto. La Lombardia vede Lorenzo Binago fare degli esperimenti con delle piante. Unisce una pianta centrale e crea degli alzati molto particolari, come la chiesa di Sant'Alessandro. Francesco Maria Richini fa la stessa cosa, cioè fonde un corpo a pianta centrale con un altro corpo in San Giuseppe, dove interpreta la facciata con elementi che poi si ritrovano anche all'interno. Poi cura il collegio elvetico, che è questo qua.
la cui facciata è sua, e anche il cortile di Palazzo Brera. Vediamo un grande uso delle serliane. In pittura abbiamo Pietro Maggi, Carlo Innocenzo Carloni, che fa degli affreschi a Brescia. C'è un incremento della pittura, così come dell'edilizia, un gusto per una diffusa luminosità di scorci con interessi sia plastici che lineari. In Piemonte abbiamo la dinastia dei Sabaudi. A Torino ci furono molti interventi sul tessuto urbano indirizzati sul castrum, cioè la struttura perpendicolare di costruzione della città. A Torino opera Guarino Guarini, un monaco teatino che è anche architetto. Questo è un ordine di monaci maschi del Doporiforma, fondato da Gaetano di Thiene. Anche lui sperimenta molto in architettura con una contrapposizione e sulla pianta centrale. Aveva eretto a Messina chiese e convento teatini, cappella Sacra Sindone a Torino. Ci sono qui molte novità. Tre pennacchi invece che quattro sul corpo cilindrico. Un sistema di brevi costoloni posti gli uni sugli altri, con cui lui frantuma la cupola ottenendo un effetto di accelerazione in altezza. Poi curò San Lorenzo, chiesa a pianta centrale ottagonale, con una cupola bucata da grandi aperture. La cupola della cappella ha una geometria stellare. A Palazzo Carignano abbiamo un alzato ellittico. Qui si usa il mattone per variare la superficie. L'architetto Bernardo Vittone diffonde e pubblica il Trattato di Guarino sull'architettura civile, che punta su pianta centrale con cupola, toni plastici negli esterni e superfici alternate concave e convesse. Filippo Juvarra ebbe uno scarto generazionale, data la sua formazione decennale presso Carlo Fontana, architetto romano, che era enormemente capace di variare il suo registro stilistico. A Palazzo Madama, Torino, occorreva innestarsi su una struttura precedente. La palazzina di Stupinigi, invece, segna un passaggio tra castello e villa di caccia. Nel salone centrale ci sono innesti di corpi. La balaustra sul profilo dell'edificio ha trofei di caccia e in cima c'è un cervo. Abili maestranze curarono l'interno, sviluppando il gusto per l'esotismo. Infatti abbiamo una sala cinese con carte da parati e affreschi dello scenografo Crosato. Anche gli arredamenti sono molto ricchi. Questo è il medagliere mobile di Pietro Piffetti. Genova è una ricca collega dell'impero. Ci sono molti interventi in architettura anche qui. Gregorio De Ferrari è un pittore erede del grande affresco decorativo. Dal 1650 le decorazioni si aprono allo stile romano: Bernini, Corona, Cortona, eccetera. In pittura abbiamo una sintesi tra Rubens e Correggio con anche Domenico Piola. Questa è la sua allegoria dell'inverno.
Qui si anticipa la tendenza del rococò di usare materiali e tecniche diverse. Cura Palazzo Brignole, ora Palazzo Rosso, con questo soffitto. Viene aiutato da quadraturisti e da stuccatori. In scultura, Filippo Parodi è un allievo del Bernini e in contatto col francese attivo a Genova Puget, con cui elabora il tema della Vergine in volo. Venezia, la tipologia dell'architettura religiosa fissata da Palladio, resta imperante. Il pronao in facciata con frontone centrale e mezzi frontoni laterali. Pianta d'aula isolata con gradini tra essa e il presbiterio. Abbiamo la chiesa dei Gesuiti di Giorgio Massari a San Nicolò del Lido. Cesare Longhena cura invece la chiesa di Santa Maria della Salute. La pianta ha tre corpi, ottagono, presbiterio e coro con archi fino in fondo, molto scenografici, che si riprendono nel grande arcone in facciata. Le cupole sono raggruppate senza volta e direttamente unite tra di loro. Sono cupole di stile diverso, quella grande è rinascimentale, decorata con contrafforti, la seconda è veneto-bizantina. A Palazzo Pesaro, Longhena alterna superfici con bugnato sotto e colonne sopra che regolano la distribuzione della luce. Abbiamo Giovanni Antonio Scalfarotti, anche affine alla precedente tradizione palladiano, con la chiesa di Santi Simone e Giuda a Venezia. Deriva dal Pantheon, pronao con basamento, cupola bizantina, presbiterio trasversale biabsidato. Nei paesi europei del nord, per esempio in Austria, si ha la dinastia asburgica con residenza a Vienna e si crea un grande fermento di modelli italiani e francesi. In Austria, Salisburgo viene rinnovata da architetti italiani. Abbiamo von Erlach, Lucas von Hildenbrand, che fece il Palazzo del Belvedere di Vienna. In Germania, la Franconia è terra di principati ecclesiastici e città imperiali. Abbiamo Balthasar Neumann che cura la residenza del principe vescovo di Würzburg, in cui Tiepolo aveva affrescato il salone e la volta dello scalone. In Baviera abbiamo il santuario di Viertenheiligen, dall'esuberante gusto decorativo, e la chiesa di San Giovanni Nepomuceno a Monaco, che è questa qua. In Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia ci sono modelli italiani. L'architettura religiosa segue lo schema della Chiesa del Gesù per quanto riguarda questo ordine. La famiglia praghese Dienzhofer opera nella chiesa di San Giovanni sulla Roccia a Praga. In Inghilterra, che è la circolazione di trattati, riediti come Vitruvio, Serlio, Vignola e Palladio. Nel 66 avviene un grande incendio a Londra, da cui si tracciano nuove vie. Inigo Jones, sovrintendente alle costruzioni reali dal 1615, innova la tradizione inglese con studi italianizzanti. Nella Queen's House a Greenwich e nella Banqueting House, che era stata allestita per i banchetti. Molto misura e rigore palladiano. Con Christopher Wren
si ricostruiscono dopo l'incendio di Londra le chiese di St. Paul a Londra, oltre che altre architetture. Repertori misti. Dopo il 1720 si recuperò lo stile che nasceva dallo studio di Palladio, che come teoria ha i trattati tradotti in inglese da Colin Campbell nel suo Vitruvius Britannicum. Richard Burlington è il leader di questo stile neoclassico, espressione del partito progressista, che dopo l'esecuzione del re fece pace del governo del Commonwealth. William Kent è un grande amico di Burlington e seguace del neopalladianesimo, come vediamo in Chiswick House.